Abbiamo iniziato con il 2 aprile con Mi Illumino di Blu, che è la campagna lanciata dall'ANCSA per illuminare tutti i monumenti delle città abruzzesi del colore dell'autismo, che è il blu. Poi si prosegue con seminari, convegni, anche uno spettacolo di induccio mercoledì sera, e poi ci sarà un concerto con Gabriele Naretto il 6 aprile all'Auditorium Flaiano. Questo è un ragazzo autistico, un musicista diplomato al conservatorio, che l'anno scorso ha suonato in occasione del 2 aprile, nella giornata dell'autismo, con il presidente Mattarella al Quirinale. Presidente Sorge, tante iniziative organizzate in questa settimana, c'è ancora tanto da fare per combattere l'autismo? Sicuramente c'è tanto da fare, c'è da una parte la scienza che deve dare ancora tante risposte e dall'altra ci siamo noi che dobbiamo lottare per i servizi. Sicuramente sì, c'è tanto da fare. Questa settimana cercheremo di ricentrare un po' il problema, cioè non parliamo di bambini con autismo, parliamo di persone con autismo, cioè di persone che diventano adulte, altrimenti ci fermiamo di fronte a quella tenerezza di cui non abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di risposte concrete. Quindi l'adulto ha necessità in questo momento urgente che venga preso in carico con tutti i servizi necessari. Questa è una carenza importante, probabilmente non solo in Abruzzo, ma noi siamo qui perché essere gli ultimi potremo anche essere i primi, e quindi queste risposte verranno fortemente sollecitate. Fondamentale è anche il lavoro che fanno le associazioni, le fondazioni sul campo giorno dopo giorno, come la Fondazione Paolo VI. Sì, la Fondazione Paolo VI è da anni che si dedica alla cura delle persone con l'autismo, però in questo momento abbiamo sentito importante la necessità di unirci, di federarci, perché insieme troveremo quella capacità e quella forza per chiedere, per presentare delle istanze alle istituzioni e pretendere delle risposte che possano salvaguardare quella che è la cura, quella che è la terapia adatta per ogni soggetto. Importante è sensibilizzare la cittadinanza sui problemi delle persone affette da autismo e sul fatto che bisogna fare ancora tanto per queste persone. Ma è un problema abbastanza profondo, perché oggi siamo arrivati addirittura ad un caso ogni 100, ogni 60 negli Stati Uniti, quindi è un problema abbastanza importante che non ha una risoluzione immediata, quindi sensibilizzare le istituzioni soprattutto nella ricerca e nel mettere a disposizione le strutture che oggi sono necessarie per i bambini, per i soggetti autistici.